In un momento di gravi difficoltà economiche e di una tragedia in una terra a noi vicina, la Pasqua rappresenta un nuovo inizio e una nuova speranza. Ascoltiamo il messaggio dell'arcivescovo di Fermo, Monsignor Luigi Conti. Io ho cercato una parola di speranza, memore anche del terremoto in Umbria e nelle Marche nel 97, quando iniziavo appena il mio servizio episcopale qui nelle Marche. Sono andato al giorno di Pasqua e ho visto un passaggio della sequenza liturgica che dice: morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. L'autore della vita era morto, ora è vivo e trionfa. Credo che questa sia la parola che dice la verità su quanto è accaduto. Dio si manifesta attraverso gli eventi della cronaca, un evento drammatico come questo terremoto, un evento che ha preoccupato il mondo intero come questo della crisi economica. Io ho una grande fiducia che la gente sappia vedere i segni della vita laddove la morte sembra prevalere. Mi ha colpito, ad esempio, ascoltando le cronache di questi giorni, una parola di un medico che aveva visto venire alla luce una bambina proprio sotto il terremoto in un'ambulanza. Questo medico è uscito dall'intervista piangendo di commozione, e credo che questa bambina che è nata in un frangente così delicato è proprio il segno della speranza, della vita che comunque vince sulla morte, e a questo punto è un richiamo per tutti noi. Anche per quanto riguarda la crisi economica si sta manifestando una grande solidarietà. Certamente tutti noi siamo chiamati in causa e ciascuno personalmente deve in qualche modo rispondere a questa chiamata. Io voglio solo ricordare quello che nella tradizione cristiana si dice, proprio traendo dai Vangeli questa espressione, che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Questo è l'augurio che voglio fare a tutti i cristiani della diocesi, ma anche agli uomini di buona volontà. Date e vi sarà dato, una buona misura, come dice il Vangelo, pigiata, scossa e traboccante, cioè una misura smisurata. Date e sarete nella gioia, date e sarete protagonisti di gioia, protagonisti di speranza. Rientrando in noi stessi, ho tanto l'impressione che il fenomeno anche del terremoto all'Aquila in Abruzzo ci abbia fatto vedere dei volti capaci di accettare la sofferenza non come una fatalità, ma come una opportunità. Per questo però è necessario rientrare in noi stessi, ritrovare le nostre radici, restituirci un senso alla vita che va al di là delle distrazioni di ogni giorno. La vita vale quando si fa dono. E in questo senso credo che il messaggio della Pasqua sia molto importante.